Lo scorso 18 maggio, alle ore 10.30, l'Istituto Marco Tullio Cicerone ha presentato il Fab Lab. La presentazione si è tenuta presso l'Aula Magna dell'ITIS di via Carlo Pisacane a Sala Consilina. Il progetto Fab Lab Tutorship e Qualificazione Imprese è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e fa parte della Strategia Nazionale delle Aree Interna Vallo di Diano con capofila la Comunità Montana Vallo di Diano. Il Fab Lab è un luogo di educazione e di apprendimento in cui si diffonde la conoscenza e si creano esperienze e competenze sulla fabbricazione digitale. È nello stesso tempo un network di capacità e di macchinari, un laboratorio distribuito e connesso di ricerca e di creazione d'impresa. Soprattutto, è un punto di riferimento per l'intero territorio in tema di innovazione. I servizi del Fab Lab sono destinati agli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nella rete del Vallo di Diano, per un totale di 130 alunni e 9 istituti coinvolti. Capofila della rete e dell'intero progetto è il Marco Tullio Cicerone, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Antonella Vairo. Dopo il benvenuto e la proiezione dello spot di presentazione del Fab Lab sono intervenuti la dirigente scolastica Antonella Vairo e Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano per i saluti istituzionali. La sessione sull'innovazione nella didattica laboratoriale è stata curata della professoressa Loredana Cedrola e dei professori Paolo Giglio, Antonio Anzalone e Pasqualino Perrupato. Presenti alla manifestazione per la parte politica i consiglieri regionali dottor Tommaso Pellegrino, l'avvocato Corrado Matera e l'assessore alla ricerca, innovazione e start-up della Regione Campania la dottoressa Valeria Fascione. Nel corso dell'iniziativa, la dottoressa Valeria Fascione ha premiato gli alunni vincitori della Rome Cup 2022 e 2023. Nella sessione Innovazione e Imprese interverranno Maria Antonietta Aquino per Confesercenti Salerno e Vincenzo Tropiano per Coldiretti Salerno.